Allora, a prescindere dal parco, la cosa importante è quello stemma, che lei vede perché è lo stemma Bagatti, e quindi già si intende insomma chi apparteneva a questa villa. Quindi Bagatti Valsecchi, collegati per di più ai personaggi di Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, sono questi due fratelli che erano poi i proprietari della famosa casa museo Bagatti Valsecchi, che c'è ancora oggi in Milano, in zona via Monte Napoleone. Questa era la dimora di campagna, quindi quello stemma fa effettivamente capire l'originalità della loro famiglia. In ogni caso, la particolarità è che qui nella nostra villa non esiste uno stemma che metta insieme i Bagatti con i Valsecchi, quindi se li leve dei Bagatti sarà solamente qui, ecco, con questo è molto più scenografico, che vede lo stemma dei Valsecchi con il Giglio. Quindi le due famiglie che si uniscono in questa villa l'abbiamo solo in questo modo, quindi purtroppo c'è questa distinzione. In ogni caso, guardi, questa è una delle ville più rinomate in Brianza per lo stile eclettico. Siamo nel 1881 e a livello di villa di edilizia in Brianza è l'unica che a pieno rispecchia quello che era lo stile eclettico di questi baroni. Quindi stile eclettico vuol dire il recupero del passato a tutti gli effetti. Anche qui, per quanto riguarda questo parco, il vialone che lei vede in realtà ricordava quelli che erano gli ingressi alle classiche ville, insomma, di edilizia, comunque in cui vivevano personaggi di grande rilevanza. La villa, essendo specchianta a questo viale dritto, quindi sicuramente senza elementi di disturbo, faceva intendere chi qui abitava. Quindi c'era un po' l'estravaganza di ripetersi in tale maniera.